Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, finalmente video a tema Natale. Quindi ho messo il mio super maglione natalizio e le mie super corna natalizie. E siamo qui oggi per scartare insieme il primo calendario dell'avvento di quest'anno. E si tratta di quello di Douglas, che è questo qua. Facciamo l'immagine dell'anteprima insieme. E niente, iniziamo subito. Vi ricordo prima di iniziare che giù in info box troverete tutto, quindi codici sconto per Shein, tutto quanto, i miei social, la mia lista Amazon in caso vogliate farmi qualche regalino e supportarmi. Iniziamo subito, questo calendario è bellissimo. È simile a quello dell'anno scorso. Io ho deciso comunque di acquistare come al solito calendari low cost. In primis perché quelli low cost hanno sempre, quasi sempre, molto make up. E poi ne vale la pena. Per me non vale la pena acquistare quelle cose che costano un botto, che per quanto possono essere belle e comunque è sempre ci andate a guadagnare perché magari la box la pagate 100 euro e i prodotti che stanno all'interno hanno un valore complessivo di, che ne so, 400 euro, però sono quasi tutti skincare, cose così, quindi io preferisco andare su questi. Allora, questo qui nello specifico è quello Lovely Advent a Calendar Makeup. Quindi è quello make up. Qui ci sono scritti tutti i prodotti, quindi non li guardiamo. E come al solito c'è questo bel fiocchetto. Mi vado ad aprirlo. E il calendario è fatto così. Quindi si apre. E è stupendo. Abbiamo il tema Parigi quest'anno. Mamma mia, quanto è bello questo calendario, è stupendo. E ci sono le caselle dappertutto. Vabbè, iniziamo subito. E costa questo 24,90 euro, mi pare. Comunque costa poco. Allora, casella numero 1. Non la troverò mai. Sono troppe. Ragazzi, io tengo gli occhiali stavolta, scusate il riflesso. Eccola qui. Numero 1. Dicevo, scusate il riflesso, ma terrò gli occhiali perché altrimenti non vedo i numeri. Ah, è un po' difficile da rompere. È uno smaltino, ma si capiva anche dalla forma. E è carinissimo. È questo qui. Aspettate che non si vede niente. È questo qua. Questo color qui. Glow. Perché glow? Vabbè, è questo color rosa chiaro. Io li uso tantissimo questi qui, quindi molto apprezzato. Magari adesso vi faccio un po' di zoom così vedete meglio i prodotti. Eccolo qua. Passiamo subito alla casella numero 2. Casella numero 2, eccola qui, centrale. È bella grossa. È questa qui. Aspettate che qua si sta aprendo. Io cercherò di farvelo vedere il più possibile questo calendario, ma non è facile. Che cos'è? No. Ah, vi volevo dire, io più o meno so che cosa c'è dentro perché io i video dei calendari me li guardo, però ho il potere di avere una memoria pari a zero, quindi mi scordo sempre tutto. Ok, questi sono dei contorno fioc da trucco, però non li ho mai visti così. Sapete che sono particolarissimi? Ve ne faccio vedere uno, vedete, è proprio una confezione di contorno fioc. E qui sì, abbiamo questa strisciata che potevo pure evitarla. Ma sapete che qui i video sono molto caserecci. Quindi, olè. No, stavamo meglio prima. Mi faccio gli affari miei. C'ho dei capelli. Che è sta roba? Ah, l'orecchia. Lo sapete, c'è il disagio in ogni video. Vedete, da una parte sono. Faccio vedere sui capelli, forse è meglio. Da una parte sono a punta, questa parte invece è così. Che non so a che serve. Vabbè. Comunque carini, più comodi. Dai, sempre utili. Non ci buttiamo giù. Non riesco più a chiuderlo. Vabbè, lo vedo dopo. Numero 3. L'ho trovata subito, la numero 3 sta qui e penso proprio che sia uno smalto dalla forma. Sì. Ah, questo mi serve. Perfetto. Allora, è una soluzione. Ah, è bifase. Però non è. Sì, un olio bifase. Vedete? Sempre smalto. Non so che cosa serve perché non si legge niente. Lo leggerò bene dopo. Però
Penso sia una base comunque. Bello, bello, bello. Ci piace, ci piace. 4. 4. La 4 è lunga, quindi penso sia o una matita occhi o una matita labbra. Quindi cominciamo proprio col make-up vero e proprio. Sì, una matita. Confermo. Tutta bella impacchettata. Sta luce come sempre ci dà il tormento. Quanto disagio in questo video. In soli quanti minuti? Non so. Ok, ma sapete che i miei video sono così, molto spartani e casereggi. E ci piace così e non cambiamo. Anche perché sennò dovrei stopparvi di 5 secondi. Allora, ce la posso fare? Io odio quando mettono queste pellicole qui, che per carità è igienico, quello che te pare, però io ci metto 30 anni per tirar fuori il prodotto. Cioè, non ci riesco. Non ci sto riuscendo. Aiuto. Niente, stoppo il video, prendo delle forbicine. Dopo non so quanti anni ce l'ho fatta ad aprirla. È una matita per le labbra. Io queste le ho già trovate l'altro anno, sono veramente valide. Però è un altro colore, è un color berry, bellissimo. Tra l'altro sono di quelle automatiche che ruotano. Bellissima. Solo che ci ho messo veramente troppo. Ah, tra l'altro ho notato adesso che è lo stesso colore del calendario. Bellissima questa cosa, ci piace. 5. 5, 5, 5, 5. 5, eccola qui. Qui se avete continuo. Vabbè. 5, che cos'è? Oh! Bello, rossetto liquido. Me l'ero scordato. Bello, rosso, no, ricetta plastica maledetta. Comunque, un rossetto liquido rosso. Facciamogli swatch adesso, eh. Allora. Mi sono fatta pure male prima per quell'altro. Vi dico tutto. Riproviamo queste forbici assassine. No, raga, i pack sono troppo difficili da aprire. Cioè, le plastiche qua, queste cose. O sarò io. Eccola. Momento ASMR. Però mi sembra molto aranciato, è un rosso. Vedete, è proprio Douglas. Douglas, marchio. Facciamolo su. Molto aranciato. È un arancione. Eccolo. Ma a me sembra un gloss. Satin, qui c'è scritto. Long lasting liquid lipstick. Lo vedete che è lucido. Secondo me non si asciuga. Vabbè, ora lo lasciamo qua. E lo scopriamo. Quindi, 5, 6. 6, 6, 6. Eccola, 6. Mamma mia, raga, no, vedo un altro. Sembra un'altra matita. Perché è lunga. Eccola qua. C'ho paura perché non voglio scartarla. Però devo dire che questi prodotti piacciono. Quelli dell'anno scorso li ho utilizzati tanto. Ecco. Se n'è andato. Aspettate che ce la posso fare. Ecco qua, matita nera. Ah, non è incartata. Che bello, meno male. Non è incartata, nera. Queste qui sono di quelle normali che si temperano. Proviamola. Un bel nero, mamma mia. Bello. Questa qua. Niente male, ci piace. Ci piace, ci piace. 7, subito, così. A bruciapelo, 7, 7, 7, 7. Eccola qua, 7 è a forma tipo di blush illuminante. Una forma quadrata. Ci vorrebbe qualcuno che legge il calendario. E niente, non ce la faccio. E nemmeno da seduta. Aia! Mi sto uccidendo per fare questo video. Temperino. Carino però. Temperino quadrato. Che ha il buco per le matite grandi e quello, ecco, per le matite piccole. Sempre utile. Io spero di non farvi troppo riflesso. Vabbè, dai, mi rilevo un po' e spero di trovarli uguali i numeri. Questo fa sempre utile. Ok. 8, eccolo qui. 8, è bello circolare, tondo. Che cos'è? Ah, forse questa era la base?
fatta. Let Me Stay Creamy Eyeshadow Base. Sì, è una base per ombretti. Fighissima l'idea di metterla in pot così. Veramente. L'altro anno hanno fatto una base occhi liquida invece, che io utilizzo e mi piace tanto. E sono contenta che quest'anno ne hanno fatta una così. Questo è il colore. E ve l'ho sbocciato qui. Non so quanto potrete vedere. Comunque è un beciolino rosino color carne, un po' più sul rosa. Carina, non vedo l'ora di utilizzare anche questa. Quindi io non mi ricordo che c'è qua dentro, ma se c'è, ipotizzo che se c'è una base occhi magari ci sarà una palette. Speriamo. Bella 20 e bella grossa come casella. 9. 9. Mo stiamo qui 30 anni. Eccola. 9 sta sopra la slitta di Babbo Natale. Che carino. È un puff da make up da cipria con il cosino, il nastrino fucsia scritto, ahia, con la scritta Douglas. L'ho fatta male, malissimo. È morbidissimo, carino. Io non li uso, però è carino, molto carino. Forse da borsetta, quello me lo porterei. Mi sono fatta male perché mi è andata la linguetta della carta qua dentro. Sapete quando vi si separa l'unghia dalla... Ah, vabbè. 10, l'ho visto prima, è lunga anche questa, sta qui sopra la Torre Eiffel. Ah, è un pennello. Pensavo fosse... Mi ero scordata che c'era, perché poi io li ho visti quasi tutti i calendari, quindi mi scordo quello che c'è. Pennello da eyeliner. Bello, figo, mi piace. Ma mi piace tantissimo. Bella idea, complimenti. Per ora promossissimo, ve lo dico tranquillamente. 10, quindi 11. 10 poi, perché dico 10 come fa Deborah Fulli, che io l'adoro, ma ha un modo di pronunciare le parole che a volte mi fa impazzire. Ok, 11, eccola. Non sto parlando male di lei, io l'adoro e la seguo, però 10 mi dice invece che 10, a me è una cosa che nervosisce. Tutte le parole con la i le pronuncio in maniera strana solo per quello. Allora, questo qui che cos'è? Vi faccio vedere il prodotto. Eyeshadow. Però sinceramente io lo userei come illuminante. Color oro platino. Vediamo com'è. Molto carino, sì. Sinceramente questo può, secondo me, essere tranquillamente utilizzato come highlighter. Vediamo un po'. Sì, si sfuma pure bene. Perfetto. Comunque è un ombretto, però io lo utilizzerò come illuminante, sicuro proprio. 10 l'abbiamo fatto, 11 pure, mi sto perdendo in chiacchiere. L'abbiamo fatto l'11, vero? Sì, il 12, che sta sempre da questa parte qui e è sempre una casellina per lungo. Che è un altro pennello. Mazza, aspettate che non sto capendo. Non è un pennello, è... È una matita doppia. No, vabbè. Ora mi ristucco un dito. Aspetta. Mi faccio malissimo. Io per scarta sti cosi. Li odio. Voglio l'assistente la prossima volta che mi apri i pacchi. Non è possibile. Ne ho aperta solo metà, eh. Io penso sia una matita sopracciglia perché vedo il pennellino da questa parte. Però ancora non ho letto. Eyebrow, sì. Ah, e da una parte c'è la parte della cera, vedete? È proprio la cera. Figo. Quindi voi mettete la cera, pettinate e poi mettete la matita che è un pochino scura. Non so se andrà bene per me. La mina è super sottile, no? Forse va bene. E è questa qua, la colorazione. Bel prodotto anche questo. Guardate, finora si può fare un bel full face, eh? Fatemi sapere, magari facciamo un video. Mo mi sono scordata che numero era quello, quindi cioè, capite bene che come faccio a ricordarmi dei prodotti che stanno qua dentro. Era il 12, quindi devo cercare il 13. Eccolo qua. È lungo ma grosso. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. E cose le hanno progettate male perché non si prendono.
Mascara? Sì, mascara. Allora, questo io qui non lo apro, perché è un mascara che è lo stesso mascara dell'anno scorso. Quindi io questo già ce l'ho. Magari ve lo prendo, ve lo faccio vedere. Ecco, mi sono tornata e mi sono pure ammucchiata. Non so se è un termine che voi conoscete, ma vuol dire che ho inciampato e sono quasi cascata. Allora, eccoci qui. Questo è quello dell'anno scorso e questo è di quest'anno. Quindi vi faccio vedere appunto quello che ho. Quello dell'anno scorso, sì, quello che ho aperto. E lo scovolino è questo qua. Sinceramente, ragazzi, senza infamia, senza lode sto mascara. Io quindi questo sicuramente non lo apro, lo regalo. E è il volume Obsession. Poi 14, che sta qua sotto. Eccolo qua. È tondo e piccolo. Un elastico di questi qui. Questi hanno un nome, ma non mi viene il nome, però c'hanno un nome questi elastici qui. Niente, io con sta luce oggi devo proprio litigare. Questi qua, così, bubble, boh, comunque quelli morbidi che non fanno male ai capelli. Sempre carino, avrei preferito uno scrunchie, perché sono leggermente fissata con gli scrunchie ultimamente. Quindi, non finisce più sto video, 14. Oh, no, No, non è possibile. Non è possibile sta luce maledetta. Sta luce maledetta. Oh. 15, sta qui, lo vedo già che è uno smalto. Lo apro da sola perché non ci sto riuscendo. Bello, molto bello. Lo stesso colore della matita che abbiamo trovato prima. E si chiama Timeless. Bellissimo. Bello, bello, bello questo. Oh, raga, a me finora mi sta piacendo tutto. Cioè, veramente bello questo calendario. Vi dico che il rossetto questo qua ancora non si è asciugato, quindi sicuramente sarà lucido. Purtroppo, se avessero fatto il rossetto opaco sarebbe stato meglio. Vabbè. 16. 16, eccoci qui. Il 16 è grande e tondo. Uno specchietto. Vabbè, lo potevano far meglio, però ci posso aspettare, che sennò mi rompo la mano e non è il caso. Non riesco a tirarlo fuori. Allora, aspettate che prendo qualcosa per aiutarmi. Raga, non si tira fuori sto coso, io mi devo ammazzare per tirare fuori le cose. Non è possibile. Non riesco. Ah, l'hanno incastrato benissimo, mamma mia. Stesso colore dietro del calendario e dello smalto, tutto quanto, e specchietto normale così tondo. Quindi 17, ci stiamo avvicinando al Natale. 17. Eccolo qui. Casellina lunga. Ah, una matitina labbra, però diversa da quell'altra, non è di quelle temperabili, e il colore è un bel nude malva rosa, insomma. Questo qua, molto bella, mi piace. Io poi ultimamente utilizzo solo i nude, praticamente, bella. E è triangolare come forma. Bella, bella, pure il pack mi piace, elegante proprio. 18. Eccola, è piccolissima. È questa qua, ed è piccolissima. La vedete? Sì. Ah, ok. Penso di aver capito. Forse è un blush? Mi ricordo che c'era un... Forse è un blush, vediamo. E a questo punto, ragazzi, parte ufficialmente l'hashtag "non ci sono parole" qua sotto nei commenti. Apriamolo. No! Ah, è un illuminante in stick. Bello. Bello, bello, bello. Vedete? Lo swatchiamo. Dove lo swatcho? Tutto pieno di swatch. Qui. Ammazza quanto è oro. Che swatch ho fatto? Vabbè, swatchiamolo qui. Eccolo qua, non si vede niente. Bello. Lo riswatcho qui.
Vedete? Eccolo qua. Non so se lo vedete bene. Bello. Bello, bello, bello. Io utilizzo questi qua, eh. Mi piace. Secondo me si adatta a più carnagioni. 19 sta sopra e è piccolino. Aspettate, credo che aprirlo mi sa che faccio da sola perché. Non vi dico quello che ho pensato quando l'ho visto. Vabbè, comunque è un applicatore in silicone. Da una parte c'ha la parte dell'eyeliner, da una parte per mettere l'ombretto. Questo potevano anche evitarlo. Però sono curiosa, lo proverò, vi dirò. Vabbè, non vi dico quello che ho pensato. Allora, 20, quella grande, vediamo un po'. Bella, bella. Che cos'è? Che cos'è? Best of Colors. È una pellettina. Però vediamo se è viso o occhi. Spero occhi. O anche viso, non è che mi dispiacerebbe. Stavolta non mi freghi. Bello mio. È occhi, c'è lo spoiler dietro. Dietro, vedete? Questa è Deborah Fully che si possessa del mio corpo. Dietro, non dietro, come dice lei. Però, ripeto, io l'adoro, però non mi piace come pronuncia lei. Ok. È come le persone che invece di rubrica dicono rubrica. Cioè, stesse cose, non so queste malattie mentali io. Ci fate caso. Ecco qua la palettina, carinissima. C'è la plastica protettiva, uno specchio gigantissimo. E questi sono tutti gli ombretti. C'è anche un pennellino, se vogliamo chiamarlo così, il solito questo qua. E da questa parte c'è il... l'applicatore e i colori, le colorazioni sono veramente belle, 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 belle. Voglio fare degli swatch che non so dove farò. Se li faccio qua, li vedete? Sì, faccio qui marrone. Voglio swatchare questo. Sì, li swatchiamo tutti nero. Questo. E vediamo il bianco, perché qui c'è un bianco, signori. Bianco, eccola qua, tutti gli swatch della palette. Devo dire, molto carina. Quindi ragazzi, io penso proprio che farò un video in cui proveremo insieme tutti questi prodotti, perché penso che possa essere veramente interessante e utile. Perché poi alla fine è vero che è carino aprire un calendario e tutto quanto, però se lo riesci a utilizzare è pure meglio. Io vi dico, sinceramente, finora, a parte quel coso lì in silicone e il rossetto, questo qui che l'avrei preferito opaco, sono molto soddisfatta. Andiamo avanti. 21, io non mi ricordo più che c'è dentro questo calendario, quindi non vedo l'ora di aprire tutto. Ecco, 21 mi sa che è un altro smalto, perché è questo qua. Quando si apre, raga, scusate, se no sto video finisce qui. Oh, bello. È uno smalto così, questo color verde acqua, però c'è scritto pastello, è linea pastello, bello. Mi piace pure questo. Devo dire, però, anche se sono smalti, sono proprio carini. Ok, sono soddisfatta. 22. Mm. 22, eccolo, qua sopra. Una makeup sponge, è piccolina però, eh. Eccola qui, piccolina a punta, non le ho mai prese io a punta. Secondo me può essere ottima per il contorno occhi. Anche questa carinissima, è da provare. Quindi 22, giusto? No, 23. Abbiamo finito. No, ho già finito. 23 che sta qua. Me l'ero scordato. Questa è bellissima, bellissima come idea. È il pannetto per struccarsi. Io li uso tantissimo, li amo. Li potete sia utilizzare per struccarvi che per togliere le maschere. Ottimi. Li adoro tutti quelli che ho provato finora, di qualsiasi marca. E finiamo col 24. Spero di trovare una bella cosa, visto che siamo alla vigilia. Mascara.
mascara, però io sto mascara non ce l'ho, non l'ho mai provato. Aspettate che qua non si apre, ok. No, c'è la pellicola malefica. Ok, ce l'ho fatta stavolta. Oddio, conclude con mascara. Non sono proprio d'accordo, Exception. È impronunciabile. Exception Eyes. Vabbè, lo apro visto che questo non ce l'ho. E questo è. Mazza che strano. È stranissimo. È stranissimo questo scovolino. Sono super curiosa di provare questo mascara qui. Ok, nulla, questo era tutto il calendario dell'avvento di Douglas. Eccoci qua. Io lo ricontrollerò adesso per sicurezza. Vedete, qui si apre. Perché mi è successo qualche volta di aprire i calendari e scordarmi dei pezzi. Quindi io per sicurezza lo controllo. Caso strano trovo un prodotto in più, insomma, me lo tengo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile soprattutto. E niente, ci vediamo perché faremo altri spacchettamenti di calendari e sono felicissima. Fatemi sapere se vi interessa un video in cui proviamo questi prodotti, ma penso proprio di poterlo fare perché abbiamo la palette, il mascara, l'illuminante, ecco, ci manca il blush. Sinceramente il blush e terra avrebbero fatto comodo, però vabbè, non ci scoraggiamo. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, ricordate di mettere mi piace, di seguirmi dappertutto, quello che vi pare, basta che lo fate, insomma, come sempre, un bacione, alla prossima. Ciao!